Buonasera e benvenuti alla consueta appuntamento con Anteprima Pescara alle 20:31. Saluto in regia Dino D'Angelo e voi per l'attenzione. Allora cominciamo il consueto speciale prepartita del Pescara di scena domani a Cittadella. Intanto diamo uno sguardo al quadro completo degli incontri. Si gioca la 29esima giornata, ottava del girone di ritorno, ricordando che il Pescara recupererà il match che è stato rinviato per maltempo col Carpi martedì 13 marzo con inizio alle 18. Eccole qui le partite. Domani ore 15 Spezia Cesena, Ternana Cremonese, Frosinone Novara, Parma Palermo, Provercelli Perugia, Cittadella Pescara, Ascoli Salernitana, Brescia Entella. Domenica 4 marzo con inizio alle 15 Avellino Bari, sempre domenica ma alle 17:30 di fronte Carpi e Venezia. Lunedì il posticipo ore 20:30 di fronte Foggia ed Empoli nel big match, potremmo definirlo così, di questo turno di campionato. Vediamo anche la classifica del campionato di Serie B. Dopo 28 giornate, l'Empoli in testa con 51 punti, il Frosinone a quota 50, Palermo 47, Cittadella 45, Bari 44, poi il Venezia con 43 punti, Parma 41, Spezia e Cremonese 39, Perugia, Carpi e Foggia 37, Pescara 36, Avellino 34, Brescia 33, Novara e Salernitana 31, poi l'Entella con 29 punti, Cesena 28, Provercelli 27, Ascoli 26, chiude la Ternana con 22 punti. Dunque questa è la classifica del campionato di Serie B ed ora possiamo andare in onda il primo contributo, le nostre esclusive prepartita. Paolo Durante, prima della partenza per Cittadella, dopo la seduta di rifinitura di questa mattina all'Appoggio, ha avvicinato l'ultimo arrivato alla corte di Zeman, ovvero il portiere Paolo Baiocco. Vediamo. Paolo Baiocco, ben arrivato intanto, perché è da pochi giorni che stai qui a Pescara e nel Pescara, in fondo questa è la tua prima intervista, allora puoi dirci un po' le tue prime impressioni di questa squadra, dei tuoi compagni, chi conoscevi? Beh, due o tre compagni già li conoscevo, perché poi gli altri bene o male ci ho sempre giocato contro, tra cui il mister, tante volte. La squadra è forte, a livello fisico sta bene. Diciamo pecca un po' di situazioni, però la squadra gira bene, le vedo l'allenamento tutti motivati, tutti contenti. Per quanto riguarda me sono felicissimo di stare qua per questa possibilità e niente. E come vivrai questa parte di stagione? Per te una stagione deve essere vissuta una stagione del rilancio oppure come? Beh, una stagione diciamo... per arrivare alla forma migliore, diciamo, perché sono stato, come sapete, sono stato fermo per varie motivazioni familiari. E, sarà una scommessa, diciamo, dai. Ti abbiamo visto correre, anche perché Zeman fa correre molto anche i portieri, non soltanto gli altri calciatori. La tua forma fisica attuale qual è? Beh, c'è da, diciamo, essendo stato fermo per 10 mesi, qualche chilo sopra siamo, però siamo qua per lavorare molto tranquillamente, tanto. Zeman come l'hai trovato? Zeman è sempre un uomo di sport, perciò l'ho sempre stimato per questo. Senti, tu hai già assaggiato parecchio la Serie B con la maglia della Regina qualche campionato fa, rispetto a quest'anno è cambiata, se è cambiata e quanto è cambiata la Serie B? Beh, la Serie B trovo che ci sono molti più giovani rispetto a tante... parecchi anni fa, almeno quando ho giocato in Serie B. Il livello è rimasto sempre lo stesso, però con questa cosa di giovani trovo questa differenza. Il Pescara? Quali sono le possibilità, gli obiettivi di questa squadra? Io spero che andiamo ai playoff subito, perché la classifica è corta, cioè, permette tutto. A proposito di playoff, domani il Cittadella, quarto posto, si trova già in piena zona playoff, è una squadra che magari in casa dimostra qualche difficoltà, però fuori casa ha già vinto tante partite, ha raggiunto il quarto posto. Che gara ti aspetti?
Beh, il Cittadella, essendo una squadra molto la punta più sulla fame, sulla cattiveria, è una squadra potente a livello fisico, perciò sarà una bella battaglia. Così dunque Paolo Baiocco, abbiamo conosciuto l'ultimo arrivato alla corte di Zeman, portiere classe 1989, l'intervista di Paolo Durante, tantissima esperienza in Serie C, ma anche 40 gettoni di presenza nella stagione 2012-2013, quando appunto Baiocco difendeva la porta della Regina in Serie B. Per quanto riguarda il confronto di domani, insomma, l'ha detto anche Baiocco, Cittadella è una realtà di questo campionato, la squadra fisica che però sa giocare anche al calcio. All'andata spugnò l'Adriatico Giovanni Cornacchia 2-1 il verdetto finale, soprattutto grazie ad un grande primo tempo. Il Cittadella è inarrestabile, lontano dal tombolato, lontano dal pubblico amico, già 9 successi esterni, l'ultimo dei quali proprio ottenuto martedì nel turno infrasettimanale a Chiavari, 1-0, gol di Arrighini. Ma nel contempo questa squadra fa fatica proprio in casa davanti al pubblico amico, perché finora ha ottenuto soltanto 4 vittorie, altrettanti pareggi e ben 6 sconfitte ha subito l'11 di Venturato, che in casa appunto non vince dal 25 novembre, da oltre 3 mesi, 2-1 contro la Salernitana. Allora andiamo a vedere insomma come si affronteranno queste squadre nel prossimo servizio, le probabili formazioni e soprattutto i passi più significativi della conferenza stampa di Mr. Zeman. Marzo, mese crocevia per il futuro del Pescara. 6 partite a cominciare da Cittadella che diranno se la squadra potrà o meno ambire ai playoff, che per come è stato allestito l'organico sarebbero una conquista, altro che fallimento nel caso in cui non dovessero essere centrati. Intanto continua il botta e risposta tra Zeman e Sebastiani, che in settimana aveva dichiarato: se il mister dice che io ho fatto la squadra, vuol dire che dice una cosa che non risponde al vero, perché ribadisco, se l'avessi fatta io mi sarei tenuto tanti giocatori, che invece qualcuno a Pescara dice che io ho voluto vendere, e non è assolutamente così, perché Benali non l'avrei mai mandato via, Memusciai non l'avrei mai mandato via, Bruno non l'avrei mai mandato via, così come non avrei mandato via Zampano, solo che c'era la volontà del giocatore, negli altri casi non c'era la volontà del giocatore. Io penso che ci sono anche interessi di soldi. È normale che puoi vendere Benali o Zampano, perché sono giocatori che hanno fatto qualche film. È più difficile vendere qualcuno che ha giocato poco o non ha giocato. Se mi vengono a offrire soldi per un giocatore, io lo vendo, perché mi aiuto come società. Io, se rimaneva Benali e faceva esterno, non lo davo. Il discorso è che se non voleva fare esterno, voleva fare centrocampo, a me in quel ruolo non serviva. E sul resto, io ripeto, di solito le squadre è giusto che li fanno società, è anche giusto che si confrontano con l'allenatore. Poi lui ha detto che abbiamo preso giocatori che hanno delle caratteristiche che cercavo io, e quindi è tutto a posto. Una stilettata poi all'indirizzo di Gaston Brugman, dal quale il boemo si aspetta decisamente di più. Lo vede in crescita Brugman, mister, ultimamente? No. Neanche lievemente? No. Cioè, che cosa vuole da Brugman? Che cosa si aspetta? Che fa scorrere il gioco. Deve sveltire la manovra, questo è un po' il concetto. Se si va lenti non ci si arriva mai. Mancini per lei, mister, è il sostituto di, cioè l'alternativa a Brugman? Dovrei fare mezzo sinistro. Quindi è difficile ipotizzare un centrocampo con 2 mezzali come Brugman e Mancini? Si potrebbe fare, ma bisogna essere in condizioni di poterlo fare. Perrotta squalificato, non convocati Elisalde, Cappelluzzo, gli infortunati Bovo e Proietti. 3 possibili novità rispetto all'11 sceso in campo contro la Cremonese: Crescenzi, Gravillon e l'ex Valzania. Il probabile 11 Fiorillo, Trepali, Crescenzi o Balzano, Campagnaro, Gravillon e Mazzotta in difesa. Valzania, Carraro e Brugman centrocampo, davanti stesso tridente di sabato scorso, Falco, Bunino, Capone. Per contro il Cittadella, quarta forza
salvezza del campionato, inarrestabile fuori casa, 9 vittorie, ma al di sotto delle aspettative al tombolato, 4 successi, altrettanti pareggi e ben 6 KO. Davanti al pubblico amico i 3 punti mancano dal 25 novembre, 2-1 sulla Salernitana. Indisponibili Siega, Liviero e Junco. 4-3-1-2, tre pali, rientra Alfonso. Salvi, Varnier, Scaglia e Benedetti in difesa, centrocampo Bartolomei, Iori e Pasa, figlio d'arte il papà Daniele, militò nell'Udinese di Zico. L'ex Lucas Chiaretti nella terra di nessuno, alle spalle del tandem Vido Kouamé. Vabbè, dai numeri si vince che giocano meglio quando c'hanno spazio, e spazio lo trovano sicuramente più fuori casa che dentro casa. Poiché per me giocano bene, giocano molto sul movimento, gli avanti stanno sempre dentro l'area e quindi il problema è di non farli arrivare. Così dunque Zeman alla vigilia di questa partita, ricordiamo l'arbitro Giua di Olbia che ha già diretto Pescara a Palermo, nel girone di andata finì 2-2 all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi, poi un altro calciatore al microfono di Paolo Durante, concluderemo questo speciale anteprima Pescara facendovi vedere alcuni gol realizzati in alcuni precedenti che abbiamo estrapolato dal nostro archivio, tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta da studio, sono le 20.45, prima di ascoltare Cristian Capone al microfono del nostro Paolo Durante diamo di nuovo lo sguardo ai probabili schieramenti partendo naturalmente dalla Cittadella, la squadra che ospiterà il Pescara, 45 punti in classifica, vera e propria realtà di questo campionato di Serie B, 9 successi esterni in casa, le cose non vanno benissimo per la squadra di Venturato che si è imposta solo in 4 occasioni, ben 6 le sconfitte, 4-3-1-2 il sistema di gioco adottato dal tecnico Roberto Venturato, il rientrante Alfonso Trepali, Salvi, Scaglia, Varnier e Benedetti a comporre il reparto arretrato, poi rientra Iori rispetto al match di Chiavari di martedì scorso, Iori classe 82 che non ha bisogno di presentazioni, Bartolomei e Pasa, abbiamo già detto figlio d'arte, il papà Daniele ha militato nell'Udinese inizio anni 80 di Zico, Chiaretti l'ex che non ha mai giocato però non ha collezionato presenze con la maglia del Pescara stagione 2012-2013, tra le linee alle spalle di Kouamé, finora 8 gol, classe 97, è cresciuto nell'Inter che poi lo ha mollato stranamente, Kouamé poi ha giocato anche nel Prato NC, è sicuramente un giocatore di prospettiva, già 8 gol come abbiamo detto in campionato, e poi Vido che è tornato al Cittadella, lo scorso anno era stato trasferito dal Milan dove è cresciuto da gennaio a giugno, 4 gol, 2 doppiette in 2 partite, quest'anno è stato acquistato dall'Atalanta, dunque in prestito di nuovo da gennaio alla Cittadella, è stato un obiettivo di mercato del Pescara. Vediamo ora il Pescara, l'11 di Zeman, dovrebbero esserci 2 se non 3 novità, una scontata perché non ci sarà per rotta per squalifica, al suo posto Gravion in vantaggio sui concorrenti che sono Coda e Fornaser, ricordiamo che Elisalde non è stato convocato, dunque questa la linea difensiva davanti a Fiorillo, Crescenzi potrebbe giocare, insomma c'è il ballottaggio con Balzano, Campagnaro, Gravion e Mazzotta, centrocampo Valzania, l'ex più atteso di questa partita, lo scorso anno 33 presenze ed un gol con la maglia del Cittadella, tra l'altro il primo in Serie B, Carraro e Brugman e poi Falco, Bunino e Capone. L'altro ex Mancuso che ha giocato nel Cittadella stagione 2014-2015 in Serie B, c'era in panchina Claudio Foscarini, dovrebbe, condizionale quanto mai di rigore, partire dalla panchina. È il momento di ascoltare Cristian Capone che è tornato titolare dopo alcune settimane vissute ai margini per scelta tecnica nel match pareggiato 0-0 sabato scorso contro la Cremonese. Capone. Cristian, per voi questo turno infrasettimanale è stato un turno di riposo per via del maltempo, forse sarebbe stato meglio giocare oppure no? Sì, sicuramente avevamo voglia di giocare contro il Carpi, ma a causa del maltempo non siamo stati in grado di disputarla, niente, ci siamo preparati bene per questa partita di domani e andremo là e cercheremo di vincere.
Arrighini, giocatore del Cittadella, ha detto: finalmente una squadra che verrà a giocarsela e non si chiuderà. Che cosa vuol dire questo? Che loro magari giocano meglio con gli spazi più aperti? Ma sicuramente noi siamo una squadra che cerca di giocare sempre contro chiunque. Molte squadre, come ha detto lui, si chiudono tutte in difesa e magari giocano con i contropiedi, ma come dice lui sarà una partita più bella, così diciamo, dai. Loro stanno viaggiando col vento in poppa, hanno raggiunto il quarto posto, 8 vittorie in trasferta, però in casa hanno perso credo 5 volte. È così la B, no? Può essere anche così. Sì, sicuramente Cittadella sta dimostrando grandi cose. E vincere 8 volte di fila in trasferta non è cosa da tutti. E sicuramente loro stanno facendo fatica in casa, quindi cercheremo di vincere la partita. Senti Cristian, vi sentite un po' sotto esame come reparto, visto e considerato che il Pescara nelle ultime 5 partite, a parte la rete di Brugman, su azione non riesce a segnare? Sì, sicuramente è un periodo dove facciamo fatica a segnare. L'ultimo gol su azione è stato di quello di Mancuso col Foggia e cercheremo di dare una svolta già da sabato. Intanto sicuramente tu vorrai trovare una riconferma nel tridente, no? Ci speri? Sì, sicuramente come tutti speriamo di giocare, poi il mister fa le sue scelte. Senti, da 1 a 10 mi dici la difficoltà di questa gara di domani col Cittadella? Ma tutte le partite sono difficili in Serie B, si è visto fino adesso. Sicuramente Cittadella è una delle squadre che sta meglio in questo periodo e sarà una partita difficilissima. Così dunque Cristian Capone, che sottolineava il problema del gol, gol che nelle ultime 9 partite è arrivato solo in 5 occasioni, tra l'altro su azione il Pescara, come diceva Cristian Capone, come ricordava, non segna dal 20 gennaio, la prima giornata del girone di ritorno, una grande azione finalizzata poi dal taglio di Mancuso per la rete della vittoria, però di contro insomma la Pescara non subisce più, soltanto 6 reti nelle ultime 9 partite. Ricordiamo il digiuno di Pettinari che dovrebbe cominciare di nuovo dalla panchina domani allo stadio Tombolato di Cittadella. Pettinari che non segna dall'8 dicembre, ovvero dalla trasferta di Cesena. Finì 4-2 per i romagnoli in una partita davvero rocambolesca che il Pescara aveva in pugno e che poi ha buttato via negli ultimi 15 minuti. Ci fermiamo per l'ultima volta e poi concluderemo anteprima Pescara con alcuni gol di alcuni precedenti appunto tra Cittadella e Pescara allo stadio Tombolato. Torniamo in diretta da studio alle 20.54, ultima parte dedicata ai precedenti. Cominciamo dal 2000-2001, si giocò in realtà all'Euganeo di Padova, finì 1-1 il Cittadella allenato da Glerean, il Pescara di Delio Rossi. Subito in evidenza Palumbo, una grande giocata, il palo colpito dall'ex attaccante del Pescara e poi la traversa è invece timbrata con questa grande giocata in area da Ghirardello, attaccante dell'epoca del Cittadella. Finisce il primo tempo sullo 0-0 nella ripresa, il gol del vantaggio del Cittadella che nasce da questo rilancio di Capecchi, il portiere dei Veneti, e poi Sturba con l'evidente defiance del reparto arretrato porta in vantaggio la formazione di Glerean, ma ci sarà la reazione del Pescara con Artico, grande giocata, è entrato in corso d'opera, il lancio a pescare Giampaolo, il grandestro, il pallone sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Capecchi, poi nel finale ancora Artico a sfiorare il gol del 2-1, poi di nuovo Sadotti di testa e all'ultimo respiro grande azione di Federico Giampaolo, il suo destro bloccato a terra dal portiere del Cittadella Capecchi, 1-1 il verdetto finale. Qui siamo nel 2010-2011, viene atterrato Piovaccari dal portiere del Pescara Bartoletti che viene espulso al suo posto Cattenari, l'ultima giornata del campionato 2010-2011, il primo gol di Piovaccari, Federico Piovaccari, classe 1984, Cittadella in vantaggio, ma questo è un super gol, il momentaneo pareggio firmato da Stefano Giacomelli, classe 90, che ha giocato appunto in quella stagione nella Pescara, anche nella prima parte della stagione successiva con Zeman. Guardate che sinistro con il pallone che si infila praticamente sotto la traversa, toccando la parte bassa della traversa della porta del Cittadella, poi
poi Gabbiadini, grande azione dentro il pallone per Piovaccari che elude l'intervento di Cattenari e dunque di nuovo il sorpasso, nuovo sorpasso del Cittadella, 2-1, ancora Cittadella che segna il terzo gol con Di Roberto, 3-1, era l'ultima giornata, ricordiamo, del campionato 2010-2011, eccolo qui il tocco ravvicinato molto facile di Di Roberto e questo è il primo gol in Serie B di un certo Marco Verratti, ispirato nella circostanza da Emmanuel Cascione, grande freddezza da parte del classe 92 che portava proprio il numero 92 dietro alle spalle. Qui invece siamo nel 2011-2012, in vantaggio il Cittadella di Foscarini con Busellato, ma il Pescara di Zeman in quella fantastica stagione ribalta la situazione. Tra poco vedremo il primo grandissimo gol di Marco Sansovini, giravolta dal limite e pallone nel 7 alla destra del portiere del Cittadella, un super gol, ne fece 16 in quel campionato Marco Sansovini e poi il gol del sorpasso, rivediamo ancora la perla, la gemma di Marco Sansovini e questo è un altro super gol di Lorenzo Insigne, al secolo Lorenzigno prende la mira, incrocio dei pali da posizione decentrata, Lorenzo Insigne che regalò la vittoria al Pescara di Zeman. Qui siamo nel 2013-2014, sempre campionato di Serie B, lancio di Zuparic e gol di Antonino Ragusa, il Pescara espugna dunque il tombolato di Cittadella grazie al gol dell'esterno d'attacco classe 1990 che realizzò in quella stagione 9 gol, tra l'altro disputando un grandissimo girone di andata, poi si inceppò Ragusa nel girone di ritorno segnando solo un gol contro il Modena in casa. Sono le 20:58, vi abbiamo anche proposto alcuni precedenti, ne mancherebbe uno, quello del 2014-2015, l'allenatore era Marco Baroni, inizio campionato, il Cittadella si impose per 3-2. È tutto per quanto riguarda Anteprima Pescara, io ringrazio Dino D'Angelo in regia, vi ricordo domani il consueto approfondimento dopo Cittadella Pescara, ore 20, in studio ci sarà Gianluca Colonnello con Luigi Toppeta, ma naturalmente c'è l'appuntamento imperdibile con Diretta Calcio, con il nostro inviato, collegamenti, interviste post partita, Enrico Giancarli. Grazie per l'attenzione, buona serata.